Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG6. In apertura continuiamo a parlare della querelle fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Abruzzo sulla questione che riguarda la messa in sicurezza di A24 ed A25, dunque delle autostrade in concessione a Strada dei Parchi, messa in sicurezza che dovrebbe farsi con fondi derivati e stornati dal master plan per la parte non ancora utilizzata. Prosegue dunque il botta e risposta fra i due enti con il Ministero che parla di una delibera regionale che sembrerebbe avallare quanto fatto dal Governo e dal Ministro Toninelli. Sentiamo insieme il servizio di Andrea Costantini. Prosegue lo scontro politico-istituzionale tra Regione Abruzzo e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui fondi da utilizzare per la messa in sicurezza dell'autostrada dei Parchi, A24 e A25, inserita d'urgenza all'interno del decreto emergenze dedicato a Genova e al crollo del Ponte Morandi. Sul tema il MIT ha diramato una nuova nota con cui attacca la Regione, citando una delibera dell'ente che autorizzerebbe il prelievo dei fondi FSC utilizzati per il masterplan. Prima di parlare di scippo e stracciarsi le vesti, in Regione Abruzzo dovrebbero rileggersi la loro delibera di appena 3 mesi fa, in cui si consentiva al MIT di avvalersi per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 A25 in via anticipata di fondi FSC assegnati e non trasferiti in favore della Regione Abruzzo e che non possono essere oggetto di copertura di SAL entro il 31/12/2018 perché non riferibili a procedure contrattuali, esecutive o in esercizio, recita la nota del Ministero. Dunque, secondo la struttura guidata da Toninelli, sarebbe stato rispettato in pieno l'indirizzo regionale, avviando subito gli interventi ormai improcrastinabili di messa in sicurezza delle arterie autostradali a rischio tellurico. Questo dicastero, prosegue il MIT, aveva già responsabilmente precisato, come richiesto dalla stessa delibera regionale, che i fondi sarebbero stati reintegrati entro i termini temporali dell'esercizio di bilancio 2018. La norma contenuta nel DL Genova, con una copertura dell'intervento fissata dal MEF, ha provveduto a utilizzare momentaneamente le risorse laddove c'è cassa, ossia i patti territoriali, e ha stabilito di rimodulare attraverso il CIPE il piano operativo FSC 2014-2020, che ha molti fondi in termini di competenza, in modo da rifinanziare con somma analoga il Masterplan Abruzzo. Tuttavia, continua la nota ministeriale, per dare maggiore chiarezza al dispositivo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro per il Sud sono d'accordo nel presentare una modifica in modo da specificare che la copertura sarà individuata sull'FSC 2014-2020 tra le risorse che verranno reperite a valere sulle quote non vincolate nel medesimo fondo. Ribadiamo quindi, conclude il MIT, che il nostro intento è sempre stato quello di agire con risolutezza per affrontare un'emergenza lasciata senza risposte negli ultimi anni per colpa di incuria e incompetenza a tutti i livelli di governo. Prese di posizione e toni allarmistici di questi giorni, dunque, non possono che suonare come incoerenti rispetto agli stessi atti adottati e soprattutto, conclude la nota, figli di una strumentalizzazione di chiara impronta elettoralistica. Adesso ci occupiamo invece delle prossime elezioni provinciali, in particolare di quelle nel Teramano, allo scadere della presentazione delle liste per l'elezione del nuovo presidente. Gli schieramenti politici hanno fatto le loro scelte. Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, sarà il candidato unico del centrosinistra, mentre il centrodestra sarà rappresentato da Diego Di Bonaventura, sindaco di Notaresco. Sentiamo il servizio realizzato da Tania Bonnici Castelli. Il Partito Democratico al photo finish trova la quadra sul candidato alla presidenza della provincia di Teramo. Sarà Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, a rappresentare il centrosinistra unito alle elezioni di fine mese. Il centrodestra invece conferma come proprio candidato Diego Di Bonaventura, sindaco di Notaresco. Abbiamo individuato la persona del sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonso, dopo un dibattito che c'è stato, un dialogo che c'è stato all'interno del Partito Democratico, e abbiamo trovato la convergenza sulla figura del sindaco Giuseppe D'Alonso, che riteniamo sia la figura che meglio possa proseguire il lavoro intrapreso già dall'amministrazione di Sabatino nel solco della continuità su quello che c'è da fare ancora.
Intanto in provincia, nella sede di Via Milli, è stato già allestito l'ufficio elettorale e i due sfidanti alla poltrona di presidente cominciano a prendere confidenza con i luoghi istituzionali e parlano già di programmi. Prendo atto che è una responsabilità grande, perché andiamo a gestire un contesto molto grande, 47 comuni, insomma, in un momento particolare dove vengono meno le risorse, dove insomma c'è questa attività del sisma che ancora non riusciamo a sbloccare. Sarà uno degli argomenti che insomma il presidente futuro, se sarà Giuseppe D'Alonso, porterà nella sua discussione quotidiana e nei tavoli diciamo operativi del sisma stesso. La responsabilità da un lato è tanta, ma dall'altro lato mi anima a fare ancora di più. Io sono, come devo dire, un combattente sul territorio, forse la mia deformazione da vigile del fuoco mi porta ad affrontare le emergenze. Se questa dovesse essere un'emergenza, Giuseppe D'Alonso cessa, come risolverla? Uno degli obiettivi più importanti, e qui lo chiedo, se dovessi essere eletto, è quello di rideterminare una posizione non da frazione sulla regione Abruzzo, perché secondo me è innegabile che per svariati motivi la provincia di Teramo è diventata la frazione della regione Abruzzo. Adesso non è che dobbiamo dire, perché da tempo che è noto queste alchimie da potentati regionali, io parlo che sull'Aquila siamo in downgrade, su Pescara siamo in downgrade, basta leggere i giornali, voi vedete sui giornali, si parla Pescara, città metropolitana, l'Aquila oramai è strutturata fra poco anche a prenderci i nostri cimiteri, nel senso, ecco, io quello che chiedo a tutte le parti, infatti se dovessi essere eletto unirei proprio le parti sociali, la Chiesa con Sua Eccellenza il Vescovo, per dire alla città Abruzzo che noi ci siamo. Andiamo avanti, oggi a Pescara, manifestazione nell'ambito della campagna nazionale Sfratti Zero, Maglia Nera, proprio la provincia di Pescara, che è una di quelle con il più alto rapporto tra sentenze di sfratto e famiglie. Sentiamo Paolo Renzetti. Campagna nazionale Sfratti Zero, Pescara alla maglia nera in Italia per numero di sfratti. Oggi c'è questa manifestazione qui in Piazza Sacro Cuore, voi siete proprio qui per testimoniare questa cosa, tante case vuote e tanti sfratti. Esattamente, oggi è il 10 ottobre, giornata Sfratti Zero dal 2012, e questa giornata è stata indetta dall'Alleanza Internazionale degli Abitanti. A Pescara abbiamo un boom di sfratti, una situazione drammatica, i dati del Ministero dell'Interno che abbiamo diffuso ci parlano nella sola Pescara di un aumento in percentuale delle sentenze di sfratto di più 188% e addirittura di richieste di esecuzione a seguito di queste sentenze di più 388%. Quindi ci parlano di un trend che pure in tutto Abruzzo parla di un aumento di circa l'80%. A questo punto noi chiediamo che la politica inserisca seriamente nella propria agenda la questione casa e il diritto dell'abitare. Ci sono anche case e abitazioni che non possono essere, diciamo, utilizzate, sono case che presentano delle problematiche. Esattamente, noi abbiamo calcolato che c'è circa il 7% di abitazioni vuote dell'ATER che però non vengono assegnate perché non sono agibili. Una delle nostre proposte è quella di favorire le cooperative di autorecupero di assegnatari, cioè di quelli che hanno requisito ad avere una casa, e poi una volta rimesse appunto in condizioni di essere agibili, poter consentirli a loro di scalcolare nei futuri canoni di locazione queste somme fatte a seguito delle migliorie su questi immobili. Oltre che proponiamo un piano decennale attraverso il riutilizzo sociale di tutto il demanio civile e militare non utilizzato, che secondo i nostri calcoli consentirebbe 1 milione di alloggi in 10 anni, oltre ad usare la leva fiscale, perché in questo paese ci sono tanti immobili vuoti volutamente che, rimessi sul mercato, potrebbero consentire calmierare i prezzi di locazione, i canoni di locazione. Ora la cronaca: un uomo di 57 anni, Gino Spinozzi, è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Chieti a causa delle lesioni riportate in un incidente agricolo che si è verificato nelle campagne di Rosciano in provincia di Pescara.
L'uomo era alla guida di un trattore su un terreno di famiglia quando il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato schiacciandolo. Soccorso e condotto al Policlinico Teatino, l'uomo è ricoverato nel reparto di patologia chirurgica. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale di Rosciano. Ancora cronaca, arrestato ieri il sesto componente della banda che lo scorso 23 di settembre ha assaltato la villa dei coniugi Martelli a Lanciano e mutilato la moglie del chirurgo in pensione. Si tratta di Marius Adrian Martin, 34enne romeno, con precedenti per associazione a delinquere, reati contro la persona e il patrimonio, che nel frattempo si era rifugiato proprio nel suo paese d'origine. Sentiamo il servizio. Si era rifugiato in Romania, il sesto uomo coinvolto nella rapina ai coniugi Martelli di Lanciano, Marius Adrian Martin, 34enne, romeno, con precedenti per associazione a delinquere, reati contro la persona e patrimonio, era fuggito subito dopo il colpo. Il GIP ha firmato il mandato di cattura europeo. L'uomo, che abita a Lanciano da una decina d'anni, era già noto alle forze dell'ordine. Fu arrestato nel 2015 per associazione a delinquere finalizzata ai furti di auto in abitazione, ricettazione ed estorsione nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Lanciano. A Craiova, in Romania, Martin è stato fermato dalle forze dell'ordine locali. Sul posto c'è un investigatore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato per l'attivazione delle procedure di estradizione. Gli inquirenti non hanno dubbi, è lui l'organizzatore del colpo alla Villa dei Martelli la notte del 23 settembre scorso. Martin è il romeno con maggiore esperienza criminale del gruppo. È lui il capo della banda che coinvolgeva e reclutava gli altri. È entrato nella villa facendo irruzione assieme a coltelli. Questa è l'ipotesi investigativa attorno alla quale si sta ricostruendo l'azione delittuosa. Il gruppo era monitorato dai carabinieri della compagnia di Lanciano, con il GPS installato sulle auto utilizzate per compiere i furti con spaccata ai bar del comprensorio. Poi improvvisamente l'escalation di violenza con la feroce rapina al medico in pensione e alla moglie. Adesso si può dire che la banda è stata sgominata, presi i sei romeni ritenuti responsabili del colpo, più il fiancheggiatore che aiutò l'autista del gruppo a tentare di sfuggire alla cattura, nascondendosi nelle campagne di località Sant'Onofrio. Oltre a Martin, in attesa di essere estradato in Italia, quattro sono in carcere a Lanciano e uno, quello ritenuto responsabile di aver tagliato l'orecchio a Niva Bazan, è detenuto in carcere a Caserta. Mentre i primi hanno parlato, Colteano invece si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP. Torniamo a Pescara questa mattina a Palazzo di Città. Nel giorno della festa del Santo Patrono San Cetteo si è tenuta la consueta cerimonia di consegna dei Ciatte d'Oro a personalità che si sono distinte nel sociale, nella medicina e nella cultura in genere. Vediamo. Nel giorno della festa del patrono di Pescara San Cetteo a Palazzo di Città si è tenuta la tradizionale cerimonia della consegna delle benemerenze civiche del capoluogo adriatico. Ciatte d'oro alla memoria Suor Maria Olga Pignatelli, suora combonianea missionaria e storica volontaria della Mensa Caritas, e ad Edoardo Tiboni, patron dei premi internazionali Flaiano. E poi Ciatte d'oro 2018 ad Antonella De Angelis, musicista, Augusto D'Agostino, professore di educazione fisica, Antonio Del Giudice, giornalista e storico direttore del quotidiano Il Centro, padre Fiore Paglione, musicista e maestro fondatore della Corale Polifonica di Sant'Andrea, Michele Ramenghi, pediatra, fondatore del reparto di neonatologia dell'ospedale civile di Pescara, Franco Summa, artista poliedrico, Delfino d'Oro a Pierluigi Ciocca, banchiere e autorevole economista, direttore generale della Banca d'Italia per 11 anni, Luigi Falconi, pittore prodigio, Andrea Principe, magnifico rettore dell'Università Luis Guido Carli e infine a Giovanni Pettorino, ammiraglio e comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Beh, è una giornata di festa e abbiamo la sala consiliare gremita di persone, davvero
è davvero un bellissimo colpo d'occhio. Poi ci piace pensare che attraverso i premi che ogni anno individuiamo fra pescaresi e non eccellenti ci sia anche un messaggio di positività da lanciare al di fuori di queste mura, cioè l'idea che attraverso storie di vita esemplari si possa recuperare quel senso di comunità che ogni tanto sembra vacillare, si possa contrastare un generale imbruttimento che si riscontra in giro, si possa in qualche modo contrastare quella tentazione spesso denunciata, Corrado Alvaro in primis, che vivere rettamente sia inutile. Insomma, se serve a recuperare il senso di comunità. Oggi siamo qui tutti col vestito della festa, con lo stendardo, con i vigili in alto uniforme, e attraverso appunto questa giornata vogliamo lanciare un messaggio di positività alla comunità pescarese, che è una grande comunità e che naturalmente ha bisogno ogni tanto di qualche iniezione di fiducia che mi piace pensare una giornata come questa possa dare. Andiamo nell'Aquilano ora. Riparte la riscossione delle bollette nel progetto Case. Nessun salasso, però ci saranno le rateizzazioni. Sentiamo Daniela Rosone. Nessun salasso per l'arretrato, sono previste rateizzazioni. Queste sono le rassicurazioni dell'assessore Di Stefano in merito alle bollette del progetto Case, di cui è ripartita la riscossione delle utenze. Ripresa dell'emissione delle bollette con il calcolo della spesa per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria in base ai consumi reali, rateizzazione del pregresso e nuovo metodo di quantificazione dei costi delle forniture, secondo quanto stabilito nella delibera di giunta approvata in comune. Queste sono le principali novità che riguarderanno gli assegnatari del progetto Case, annunciate dall'assessore Annalisa Di Stefano. Finalmente sono state superate tutte le problematiche che non consentivano l'emissione delle bollette per il consumo del riscaldamento ed acqua calda sanitaria, ferme ormai da febbraio 2017, ha dichiarato l'assessore, e questo è motivo di soddisfazione. Il risultato ottenuto, ha aggiunto, è stato reso possibile, oltre che con il prezioso apporto del servizio riscossioni canone utenze progetto Case del Comune e del SED, anche grazie al confronto puntuale che si è svolto in occasione di vari incontri con i soggetti coinvolti e in particolar modo in virtù della proficua collaborazione dei comitati costituiti spontaneamente nei progetti Case, uno per tutti, quello di SRG 2. L'assessore Di Stefano ha sottolineato come si sia raggiunto l'obiettivo nonostante le criticità e le enormi difficoltà noti a tutti in maniera di gestione, bollettazione e riscossione per i complessi del progetto Case, evidenziate nella relazione richiesta al SED, la società partecipata, al fine di inquadrare la questione. Alla luce di queste difficoltà si è ottenuta con soddisfazione la collaborazione del soggetto in possesso di tutti i requisiti e competenze tecnico-professionali, ovvero la Gran Sasso Acqua, alla quale infatti è stato affidato il servizio di rilevazione della lettura dei contatori. Quindi si partirà subito con l'emissione delle bollette riferite al periodo gennaio-giugno 2017, seguiranno quelle relative agli archi di tempo luglio 2017 e giugno 2018 e poi luglio-ottobre 2018, per poter arrivare per le fatturazioni che decorreranno dai periodi ancora successivi a una bollettazione bimestrale. L'assessore ha precisato che la delibera della giunta adottato, con la quale è stato via libera al nuovo metodo di calcolo del costo delle forniture di acqua calda sanitaria e riscaldamento, tiene conto del subentro della società Antas a seguito di convenzione stipulata a novembre 2016, in luogo del precedente fornitore del servizio di energia per tutti gli alloggi del progetto Case del nuovo sistema di fatturazione a canone. Ne consegue che la ripartizione del costo complessivo della fornitura avverrà in modo uniforme su tutte le piastre, ovviamente tenendo conto del numero di alloggi occupati nella piastra e specificando che l'assegnatario pagherà effettivamente quello che consumerà. Da una stima effettuata dal SED è emerso che il valore semestrale massimo di costo dovrebbe attestarsi intorno ai 700 euro. Considerando poi il particolare momento economico e per venire incontro alle necessità dei cittadini, si è ritenuto equo prevedere una rateizzazione delle somme arretrate pari a un massimo di 150 euro mensile. Nessun salasso, insomma, per le tasche degli aquilani. Via Verde della Costa dei Trabocchi, asfalto o cemento? Questo il dubbio sulla pavimentazione del corridoio che si sta realizzando in provincia di Chieti. Vediamo. Pista ciclabile avanti ad agio. I lavori del corridoio verde lungo 42 chilometri con le 5 imprese tutte abruzzesi che hanno il compito di consegnare i lavori, distribuiti su 4 lotti entro la primavera del 2019, sono all'opera con scavi per la posa di condutture di raccolta delle acque bianche, mentre in più punti dell'ex tracciato ferroviario sono nati cordoli di cemento che delimiteranno la pista ciclopedonale. Ruspe insomma al lavoro su quattro fronti: Ortona San Vito,
Vasto, San Vito, Fossacesia, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Casalbordino Vasto. Ma a quanto pare, secondo indiscrezioni, non mancano gli intoppi e gli imprevisti. La Via Verde è prevista, secondo il progetto, rivestita di asfalto, ovviamente di colore verde, una scelta che non convince più di un'impresa, visto che la vegetazione rimossa dal tracciato rappresenta un'insidia nel suo rifiorire. Soprattutto le canne, specie particolarmente resistente che rispunta con decisione dopo il taglio, potrebbe danneggiare immediatamente il morbido asfalto. L'opzione è quella del cemento, dotato di apposito grip, un trattamento antiscivolo, più resistente e con meno manutenzione futura. Più esempi sono stati proposti alla direzione dei lavori, come vedete nelle immagini, allo stesso prezzo dell'asfalto, seguendo quanto previsto dall'appalto, ma per adesso nessuna decisione trapela in merito. Resta ancora in sospeso anche la questione relativa al tratto di Lago Dragoni di Torino di Sangro, vittima di incessante erosione e che non rientra per adesso incredibilmente nei lavori. Avanti adagio, insomma, nella speranza che l'opera di rilancio della costa dei Trabocchi non diventi una barzelletta. Andiamo avanti, le nostre reti acquedottistiche sono un vero e proprio colabrodo e questa è la denuncia del Forum dell'Acqua Abruzzo, che ricorda come venga disperso nell'ambiente quasi il 50% di quanto passa all'interno delle condotte. A testimonianza di quello che viene affermato ci sono le immagini diffuse dall'associazione ambientalista, le vedete in questo momento, che mostrano come l'acqua potabile dell'acquedotto Giardino si perda nel terreno. È una cosa che, scrive l'associazione, fa indignare, una beffa inaccettabile. La perdita sulla tuttrice principale a Manopello è segnalata almeno dal 2004, ricorda il forum. I cittadini del posto che hanno girato il video da tempo avvisano della situazione gli enti competenti a partire da ACA, ma ogni volta si interviene con toppe che reggono solo per poco tempo. Si tratta, recita ancora la nota, di una delle miriadi di perdite che affliggono la nostra rete vetusta, su cui andrebbero indirizzati di investimenti. Altro che spendere 22 milioni di euro, dice il forum, per gli impianti da sci alla Maielletta o milioni per prolungare l'asse attrezzato a Pescara come previsto nel master plan. Il forum dell'acqua esorta quindi le istituzioni ad intervenire al più presto sulle vere grandi opere utili che servono al territorio. Andiamo avanti, due bandi di concorso dedicati alle scuole medie e superiori e l'iniziativa della Udicon, Unione a difesa dei consumatori. I temi sono quelli del bullismo e della sicurezza stradale. La Udicon, Unione per la difesa dei consumatori a livello nazionale, ha pubblicato due bandi concorso riservato alle scuole superiori per quanto riguarda la sicurezza stradale. Ci sarà la sesta edizione nazionale a Roma nei prossimi giorni e quindi sto inviando a tutti gli istituti superiori il bando e la circolare apposita che prevede appunto un concorso che verrà valutato da una commissione di esperti e, dato la grande partecipazione degli anni passati, gradirei quest'anno che la provincia di Teramo fosse presente con propri gruppi qualificati. Altro gruppo qualificato invece deve essere quello delle scuole medie inferiori, quindi tutte le scuole medie sono state da noi avvertite che c'è un concorso sul fenomeno del bullismo e quindi anche qui c'è da realizzare un'opera scuola a cura delle scuole che vorranno partecipare e presentarle alla nostra sede di riferimento per inviarla alla sede centrale nei termini e nei tempi previsti dal bando che tutti i dirigenti scolastici nella giornata di oggi andranno a ricevere. Concludo informando i ragazzi e le scuole, i dirigenti, che in ambedue i bandi sul bullismo e sulla sicurezza stradale dovranno essere realizzati dei fumetti appositi che verranno messi a concorso e quindi il vincitore o il gruppo che vince porterà a casa un discreto premio economico che potrà essere utilizzato per l'acquisto di materiale didattico. Quindi è interessante anche sotto questo aspetto, ma ribadisco, visto che i due temi sono di grande attualità, sono certo che la provincia di Teramo non farà mancare il suo apporto e la sua partecipazione.
Lo sport ora, doppia seduta oggi al Poggio degli Ulivi per il Pescara, anche domani i biancazzurri lavoreranno mattina e pomeriggio, venerdì invece amichevole alle ore 15 a Pratola con i nerostellati. Intanto le prime 7 giornate hanno detto che la voglia di rivincita della vecchia guardia dopo le ultime deludenti stagioni si sta rivelando un'arma importante che spiega anche il primo posto in classifica. Un primato inaspettato ma di certo meritato per un Pescara che da qualche giorno guarda tutti dall'alto. Risultati che hanno creato entusiasmo anche in seno alla tifoseria biancazzurra, tutta quanta, ma specie in chi ha mostrato grande vicinanza alla squadra nei momenti di difficoltà. Un primo posto che è una piccola ricompensa delle ultime travagliate stagioni, ma il campionato è appena agli inizi e il tecnico Beppi Pillone, già nell'immediato dopogara col Benevento, ha inteso subito fissare l'obiettivo di questi giorni: lavoro. L'allenatore di Anziol sa bene come le cose possono cambiare in un battito di ciglia. L'unico modo per restare competitivi a certi livelli è stare sempre sul pezzo e non abbassare la guardia, non specchiarsi troppo in un primato che, causa sosta, la classifica mantiene per queste 2 settimane. Pillon, che d'altro canto può fare leva su un aspetto fondamentale rimarcato 2 giorni fa dal DS Luca Leone: la voglia di rivalsa dei reduci dello scorso anno. Una stagione indigesta che non è piaciuta in primis a chi in campo è andato e per vari motivi non ha reso al 100%. Ora questo senso di rivincita è una delle principali molle che spingono il gruppo, contagiando anche i nuovi. Non a caso uno della vecchia guardia, Vincenzo Fiorillo, il cui sogno, noto da tempo, è riportare il Pescara in Serie A e centrare poi la salvezza nella massima serie, nel post pubblicato dopo Pescara Benevento ha scritto: siamo quelli in cui nessuno credeva, ma siamo anche quelli in cui qualcuno inizia a rispecchiarsi, quelli che non mollano mai. Parole che danno il senso di una squadra in missione. Mantenere questo spirito per tutta la stagione significherà che nessun traguardo può essere precluso. Sul campo, intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi in vista del match di venerdì 19 alla Spezia. Da verificare la possibilità di riavere a disposizione Antonucci. Pillon dovrà poi monitorare le condizioni dei nazionali che rientreranno alla spicciolata la prossima settimana: Melegoni, Castrati, Memushai e soprattutto Macin, che giocherà il 16 ottobre in Madagascar con la sua Guinea Equatoriale e potrebbe tornare in tempo utile per la sola rifinitura. Caponi invece sarà fuori per 2 mesi o al massimo 3 dopo l'operazione in programma alla clinica Quirón a Barcellona per ridurre la frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro. Il Teramo continua la marcia di avvicinamento verso la trasferta di Rimini in programma sabato pomeriggio al Romeo Neri. Il capitano dei biancorossi Ivan Speranza esorta a fare di più e sottolinea come sia necessario ancora trovare un'identità. Sentiamo Agnia Cantagalli. Chi meglio di noi può aiutare tutti, soprattutto quelli che stanno qui da più anni, che sanno un pochettino come funzionano le cose, come sono andate negli ultimi anni tutte e le situazioni, quindi ha ragione, siamo noi che dobbiamo aiutare un po' tutti a tirarci fuori e a far dare di più di quello che stiamo dando, perché non basta. Dobbiamo trovare ancora una nostra identità, perché come abbiamo visto siamo partiti secondo me bene, parlo della prima partita, e siamo andati un po' calando con le altre, quindi dobbiamo ancora trovare proprio la nostra giusta identità e questo lo dobbiamo trovare solamente lavorando. Per me è l'unica medicina che ci può aiutare, lavorare e migliorare su tutti gli errori che stiamo facendo. Assolutamente, io posso giocare a 3, a 4, quello non è nemmeno una scusante per noi calciatori. Sicuramente non possiamo fare delle prestazioni come abbiamo fatto a Salò, ma sotto l'aspetto di tutto, del gioco, della cattiveria, dell'agonismo, questo non possiamo permettercelo. No? È una squadra che comunque si deve salvare, deve andare su tutti i campi, lottare, correre, fare di tutto e di più per cercare di portare il risultato a casa. So benissimo che i tifosi ci tengono e di conseguenza ci teniamo noi. Quindi è una partita sentita, la sappiamo. Dobbiamo prepararci perché Rimini è un'altra realtà, una neopromossa e come stiamo vedendo
sono il più temibile. Sicuramente sono stati 2 anni pesanti, iniziare così, magari volevamo iniziare in un altro modo, quello sicuramente, perché comunque ci serve quell'entusiasmo che, perché magari iniziavi con delle vittorie e ti cambia un pochettino la stagione. Però ancora nulla è perduto, siamo alla 5ª e quindi dobbiamo voltare pagina. Adesso la Serie D. Nessun provvedimento preso ad Avezzano dal presidente Gianni Paris, al contrario di quanto fatto intendere domenica scorsa dopo la sconfitta contro il Notaresco, la 4ª in 5 partite. Tutto resta invariato in casa biancoverde. Come previsto nella giornata di ieri, alla ripresa degli allenamenti si è svolto un incontro tra il presidente, i calciatori e l'allenatore Federico Giampaolo. Alla fine la società ha deciso di mantenere in blocco tutti, convinta, si legge in una nota, della bontà del progetto e della qualità dei singoli e di un Giampaolo che ha dimostrato saggezza ed equilibrio. Le decisioni, qualora dovessero arrivare, verranno prese da fine novembre. Ancora Serie D. Dopo la sconfitta di Recanati, il presidente del Pineto Silvio Brocco ha espresso il suo disappunto per aver regalato il primo quarto d'ora agli avversari e spera che la sua squadra risolva il problema del gol. Il servizio di Roberta Di Sante. Presidente Silvio Brocco, dispiace questa sconfitta per 2-0, molto probabilmente perché la squadra è venuta fuori troppo tardi. Sì, è venuta fuori dopo i 2 errori iniziali. È da rimproverare sicuramente la squadra per quelle disattenzioni dell'inizio. È come se fossimo scesi in campo già perdenti 2-0. Non ho altre cose da dire. Ci si può, insomma, che cosa può essere scattato nella mente dei giocatori in quei 13 minuti blackout? Ma niente, evidentemente forse, non lo so, convinti o un eccesso di sicurezza nell'approccio in quelle palle iniziali, perché dopo hanno dimostrato di essere una buona squadra, anzi una squadra di valore sicuramente, perché giochiamo molto bene. È mancato forse in fase conclusiva qualcosa, però sicuramente non siamo una squadra che può permettersi di prendere 2 gol in quella maniera lì. Una squadra che crea, però che ha ancora tante difficoltà ad andare in gol. Beh, questa è una questione che adesso il tecnico, il mister, dovrà vedere. Sicuramente centrocampo con Amadio, con altri giocatori, diciamo impostiamo quasi sempre noi il gioco. L'abbiamo visto a Forlì, l'abbiamo visto in casa della San Giustese. Cioè ogni partita diciamo che vinciamo ai punti, non sul campo. Diamo chiaramente l'impressione di essere una squadra ben organizzata. Però ecco, quello che dispiace è cedere poi la posta in palio. È tutto, grazie per l'attenzione. Il TG6 si aggiorna alle ore 19. Buon proseguimento con i nostri programmi.